Allora, la puntata scorsa abbiamo visto che la figura oscura, che sappiamo benissimo essere Lucifero, aveva dei problemi probabilmente dati dall'emulatore. Ho provato a rifare tutto il pezzo cambiando qualche settaggio, l'errore me lo dà ancora. Sostanzialmente, quando vediamo Lucifero, lo vediamo come un muro nero. Spero che si risolva andando avanti, se no dovrò smanettarci ancora e onestamente, più di quello che ho fatto, credo di non poter migliorare. Anche perché ci avevo fatto caso, ma pensavo in realtà fosse così. Lo sfondo dietro qui, vedete lo sfondo dietro Caronte, era tutto nero. Onestamente all'inizio non ci ho fatto troppo peso, però poi ho detto aspetta, ma non c'era qualcosa lì? E infatti adesso è sistemato. L'unico problema è Lucifero. Però vabbè, ho rifatto più o meno tutte le stesse cose, sono ritornato qui, quindi ora possiamo avanzare. Premi R1 per lanciarti in avanti, d'accordo? Un, due, un. Partiti da cotesti che son morti. Dov'è Beatrice? Fece lei un patto folle alquanto. Oh no! Portami da lei! Dove La sta mia andando vita e quello? l'anima per il suo ritorno! Tu, stolto, già nostre son quelle. Madonna, che volo che si è fatto! Passaggio. Muoviti! No! Salta! Lasciatemi! Aspetta che ti ascoltano adesso, eh! Allora, lì c'è un'anima da sistemare. Allora, so che dobbiamo Dai, arrivare là venuto su sopra. ora! Cerco Euridice! Euridice! Oh, cavolo! Chi è Avevano che era partito! Euridice? Aspetta, qua c'è tra l'altro anche un gargoyle! Me li ricordo quelli! Allora, prima di andare avanti con la scatola, aspetta che... Aia, che male! Mi prendo questo! Quindi abbiamo trovato la nuova reliquia del Remo del Caronte. Se non sbaglio, tra l'altro, è anche buona questa. Il Remo di Caronte, Santità 3. Ah no, era un'altra roba allora, però... Quando assolviamo qualcuno, meglio di nulla. Ah, certo, Euridice. Ecco dov'è che l'avevo già sentito. A parte che mi ricordo la storia, Orfeo Euridice, che lui si gira a guardarla. Ma oltre a quello, ne parlava Zero Calcare in questo mondo non mi renderà cattivo. La cita in una delle scene. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. E tu da dove esci fuori? Vuoi vedere che quello me lo sono perso al tempo? Vuoi vedere che c'è un altro anche qua? No, forse lì sopra no, però... Questo forse... Vuoi vedere che è una di quelle monete che mi persi la prima volta? Vediamo. Sì, cavolo, sì. È probabile che me la sia persa, è probabile. Non è detto, ma è probabile. Ok, andiamo a prendere quindi Orfeo. Me le dovrei ricordare queste cose, eh? Il vostro immacolato padre ora vi assolve da tutti i vostri peccati! Ah, come no? Può davvero assolvere i peccati senza confessione? Un vescovo mente? Promettimi che proteggerai Francesco. Ah, sì, guarda. Croce sul cuore, subito. Eh Proteggerò già. tuo fratello come fosse il mio. Vabbè che qua purtroppo nella guerra tutto può succedere. Quindi abbiamo Orfeo, poeta e musicista greco che non riuscì a salvare il suo amore dall'oltretomba, condannato per aver cercato di impedire la volontà divina. Allora, io lui ovviamente lo assolvo per due motivi. Il primo perché ha fatto questo per amore, il secondo è che Orfeo è la persona di Persona 3. Quindi lo voglio salvare. Sto minigioco all'inizio è di un lento, madonna mia. Vabbè, 700 anime, buono. L'Eliseo Vai, vai, vai alla luce. Così ci manca poco per arrivare già a Santità 2. In realtà preferisco sempre assolvere perché è più facile farci tanti punti con l'assoluzione in questo modo che cercando di salvare i nemici sostanzialmente. Il fiume Acheronte. C'è qualcosa qui che devo prendere? Sì, c'è una fontana. Vediamo se c'è altro. Non credo. Beccati questo. Ma porca. Cretino di merda. Beccati la mia combo infernale.
Ole, aspetta. Dobbiamo usarla il più possibile. La falce, ovviamente. Perché dobbiamo livellarla per aumentare i danni che fa. Ok, uno. No. Assolvilo. No, ho sbagliato. Vieni qua. Assolvi, che così arriviamo già a Santità 2. Perfetto. Allora, Santità 2 con 1200 anime, che ci facciamo? Tieni premuto mentre sei in volo, questo è buono. Non è l'abilità più utile che ci può servire, ma la prenderemo. Vieni. Prendi. No, che quello mi serve. Aprile 2. Vieni qua. Condanna. Devo ricordarmi che i nemici, questi qua normali, li possiamo grabbare subito. No. Bravo. Ecco fatto. E anche la testolina, ciaone. Oh no. È arrivato il cagnolone. Vieni che ti spacco. E io metto... Ops, ho sbagliato in realtà. Metto le punte. Forza, vieni che ti fai male così. Posso dire che le magie di LC fanno schifo. Fanno... abbastanza... Becca di questo. Fanno abbastanza cagare. No, mi ha preso. Ammetto che pensavo mi avrebbe preso. Aia. Ok. Via. Crepaci. Scemo. Dai, quanto ti manca di vita, bastardo. Ho capito che sei forte, ma vorrei, esatto, proseguire un po' io, eh. No, la testa. Quindi, quadrato, giusto. Triangolo. Vai. E infine, cerchio. Strappato in due. E ora. Grazie. Forza, belli. Tra l'altro, se non ricordo male, gli amiconi qua, se salgono sulla testa del tizio, possono riprenderselo, sai? Quindi devi ucciderli il prima possibile. No, evita che ti vada dietro. Preso. Ok, dovrei aver ucciso tutti. No, manchi tu. Ecco fatto. Arrivo, Caronte. Maledetta carogna. Ok, grazie della fontana. E ora ti stacco la testolina. Brutto coglione. Ti apro in due come una mela. Madonna, mi è dritto nell'occhio proprio. Ha fatto molto ridere questa cosa. Dante guarda la scena e dice: oh cazzo. Mi sa che ho scazzato qui, eh. Vai Dante, muoviti. Muoviti prima che crolla tutto. Vai di là. Vai. No, muoviti, salta bestia. Ok, di là. Vai. Salta, muoviti. Più su.
Quadrato. Triangolo. Ancora uno sforzo sbagliato. Ho schiacciato cerchio invece di quadrato. Ok, quadrato. Triangolo. Cerchio. Muoviti, muoviti. Corri. Corri prima che crolla tutto qui. Vedo Virgilio da lontano. Corri Dante, corri. Qua mi ricorda molto. Dicevo, questa parte mi ha ricordato molto anche il Signore degli Anelli. Come faccio a scendere lì? Virgilio, che hai da dirmi? Siamo nel limbo. Dopo il limbo sta Viremi Nosse, giudice dei dannati. E per color che restano nel limbo, altri ali cerchi sotto son sentenziati. Altro? E chi rimane nel limbo? Qui soffrono color che non peccarono, ma che non ebber porta della fede che tu credi. La loro punizione è il paradiso negato. Cioè, pensa che sfiga. Tu nasci, hai un giorno di vita, crepi il giorno dopo, finisci all'inferno perché non ho avuto tempo, signore. Allora vai giù all'inferno, tua madre non t'ha battezzata, è colpa tua. Ma io che c'entro, signore? In realtà qua è più che il signore, il giudizio qua che è sbagliato. Vediamo intanto la reliquia, se già sta salendo di livello. Altro? Hai di qui alcuna anima che venne poi salvata? Vidi un tempo il possente, coronato di vittoria. Da qui trarre l'ombra del primo parente, da Bele suo figlio, da Bramo e altri. Ma prima d'essi anime umane non furono mai salvate. Insomma, solo i raccomandati si salvano qui, Mannaia. C'è qualcosa che devo prendere? Eccolo là. Guarda che bello che è. Prende, giudica e se ne va. Buongiorno anima. Schiavi carbonizzati, afferra lo schiavo esplosivo e lancia un trullo con... Ok, lo faccio subito, vieni qua tu. Ok, mi serve un altro. Ne spawni un altro per favore. What up? Beh, io l'avevo puntato di qua, grazie lo stesso Dante. Io adoro le ambientazioni di sto gioco. Tutto quello che vuoi. Ora levati da qua. Eccola qui. Beccati la mia combo ravvicinata, pezzo di merda. No, fermo. Stratombo, Altri? Ovviamente no. Moneta? Moneta. Quindi con i primi pezzi d'argento succedeva nulla? Mi sa di no, Allora, se non ricordo male qua, adesso troviamo un nemico particolare. Ah, buongiorno. Allora, aspetta. Prima questo. Eccola qui. Trova tutte e tre per l'autoassoluzione dei dannati. Che bello. Ecco cosa faceva, non mi ricordavo più. E tu cosa mi dai? L'occhi di Santa Lucia. Dante ha la probabilità di deviare un attacco in corso, annullando i danni spingendo indietro l'avversario. Di deviare un attacco in corso? Posso pararmi mentre sto attaccando? Quello mi stai dicendo? Può essere. In realtà non vedo l'ora di arrivare qui io. Ecco qua. E via. Sì, era questa. Dio mio. Il pupo. Vincere sul mezzo mondo di tenebra. Il pupo. Con sto cosino io ci avevo fatto le magliette. Quando facevamo le live avevo fatto le magliette della mia linea di magliette. Assolvi il pupo. Mamma mia quanto era bello. Allora, sono facili da ammazzare per fortuna. Però ogni volta sono sempre tanti ed è una rottura di scatole immensa farli fuori tutti. Vieni qua, forza. Io li continuo a condannare perché 10 alla volta comunque. Piano piano ci arriviamo a Impietà 2. Scherza, scherza, ma
Comunque, sono punti. Ecco qua, grazie. Forza, bimbi. È il momento di andare oltre il limbo. Tanto peggio di così non può andare, quindi. Anzi, in realtà, credo che gli stiamo facendo un favore, a modo nostro. Perché se ci pensi, il limbo non ne puoi uscire, soprattutto per un bambino. E Dragon Ball ci insegna che se muori da morto non esiste nulla. Scompari e basta. Quindi a sto punto meglio scomparire piuttosto che un'eternità di sofferenza ingiusta per un bambino, poi. Che hai da dirmi? Infelici infanti, non furono battezzati. L'unica porta alla vera fede mai fu mostrata. Vabbè, ma non è colpa loro, Il limbo non ha pietà di questi parvoli. Lo vedo. Qual sei tu? Ombra o uomo certo? No, non uomo, ma uomo fui. Vissi a Roma sotto il buono Augusto, nello tempo degli dei falsi e bugiardi. A Roma e in Grecia c'erano più divinità che persone vive. Quindi abbiamo ottenuto la benedizione del Signore. Aumenta i danni inferti dagli attacchi della croce. Insomma, i primi due potenziamenti utili di questo gioco sono proprio potenziamento della falce base e potenziamento base della croce, che comunque buttali via. Soprattutto perché, se non ricordo male, io alla fine mettevo sempre questa della lama, perché alla fine, parliamoci chiaro, la lama la utilizzi sempre, più altri tre oggetti che cambiamo nel modo utile. Quindi, dobbiamo aprire la porta o salire? Allora, mi sa che salire è proseguire, giusto? Ok, questi qua esplosivi, meglio farli esplodere da lontano, oppure usare la croce. Perché mi sa che di qua proseguiamo, esatto. Quindi prima ci prendiamo questo. Potenziata. Entriamo qui per vedere cosa c'è. Lame, vuoi vedere che in realtà era questa la via giusta e io mi sto per andare ad infilare in una zona da cui non ne esco più? Allora, aspetta che le lame tornano indietro. Vai. Vai, 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 vai. Ok. No, perfetto, qua c'è solamente un'anima da condannare o assolvere. Wow, guardale là quanto si muovono. Buongiorno, lei è? Elettra, uccise la madre per vendicare l'ingiusta morte del padre. Sconta la condanna. Padre, sei tu. Beh, ho ucciso la madre per la scomparsa del padre. Adesso non so com'è morto il padre, però. Nostra memoria. Mi spiace. Gloria, non si fa. Ignobile. È uno dei regolamenti. Rispetta il padre e la madre. Non l'ha seguito, cazzi suoi. 5000 passanime. Allora, questo lo prendiamo perché lo adoro come attacco. Vorrei potenziare il triangolo, sì. Questo lo dobbiamo prendere, assolutamente. Spero che mi bastino le anime. Quindi, quadrupla combo. L2, triangolo, perfetto. Bon, così abbiamo questo, che è bellissimo come attacco perché fa un bel po' di danni a un singolo nemico. Questa qui che è la rotolata. Questo qui che dà la mazzata. Questo qua tra l'altro con l'ultimo potenziamento continua a ammazzare dritto proprio in testa la gente. Entriamo. Ecco qui. Certo che una chiave per aprire ste porte forse era più comodo, Allora qua c'è un punto di salvataggio che ovviamente dobbiamo raggiungere. Non sia mai, no? Vai, butta. Kaboom, bullying. Vieni qua. Beccati questo, scemo. Allora, bambini, via da qua. Non pensavo che anche le torce le potevo spegnere. Fa vedere. Ah sì. Allora, aspetta. Bambini di merda. Forza! Cerca di evitare questo. Se ce la fai. No, non uccidermelo.
a condanna. Ecco qua. Perfetto. Bimbo, vieni, che ho bisogno di condannarvi il più possibile. I nemici... Bellissima baia. Vabbè. I nemici cerchiamo... Ok, no, questi non si spengono. Di condannarli. Le anime, se possiamo... E se mi gira bene, le assolviamo. Secondo voi qua c'è dentro una moneta? Secondo me no. E infatti, Virgilio, dimmi. E in questo luogo stanno anime pagane e onorati nomi che ancora risuonano nella vita sopra. Anche senza paradiso, vivono distinti dal modo degli altri. Quindi anche all'inferno ci sono i favoritismi per alcuni. Chi è onorato qui? Ettore, Cesare, Relatino, Camilla. Non posso raccontarvi tutti. La narrazione verrebbe meno ai fatti. Eh beh, certo. Chi si dimenticherebbe mai di Cesare, d'altronde? Saladino, il curdo leggendario che reclamò la città santa, a cui anche il coraggioso Cuor di Leone non riuscì a strapparla. E vai! Le forze di Saladino sono in fuga. Minchia! Dante, mi senti? Abbiamo la città! Che strage! Salvataggio dovuto e avanziamo! Lo Soria! Arrivo! Eccomi qua, maledetto! No, no! Pietà! No, questa non è la mia sorte, no! Suicida! Che male! Bellissimo che tra l'altro lui non ci vede, ci sente. Colui che ama Beatrice, dimmi dove trovarla! Fiuto solo un traditore, un goloso, un omicida. Bellissimo le espressioni. Fiuta ancora! Come ti permetti di replicare al giudice dei morti? Le espressioni sue sono bellissime. Non mi ricordo cosa devo colpire. Onesto. Vieni qua. Merda. Ok, non me lo ricordavo che era così questa parte. Vieni a me! Ancora, ma che palle! Non, a parte che io non me lo ricordavo sto attacco, mi sembra che non me l'avesse mai fatta una roba del genere. So esattamente cosa ti attende in futuro. Io no. Merda, mi sono incastrato. Dai. Forse. Dove ti sei incastrato? Ok. Vai, scappa. Ancora la coda? Sarai ricompensato con la donazione. Beh, ha ragione comunque il giudicatore in tutto ciò, Se ci pensi, in realtà, Dante di questa cosa non è proprio uno stinco di santo. All'interno del gioco, comunque, Dante ha fatto di cose brutte. Ma in realtà, chi studia letteratura sa che Dante comunque non era tanto uno stinco di santo neanche nella realtà. Era comunque una personcina a modo, però non era, diciamo, il più santo dei santi. Merda, che manata! Ne hai uccisi a centinaia! Ha ragione.
La tua fede si è perduta! Quello è vero. No, 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 R2. Poi, quadrato. Triangolo. Dritto negli occhi. No, ho sbagliato. Sbaglio sempre quadrato e cerchio in sto gioco. Pensavi che una crociata ti valesse il perdono? Onestamente sì. Credo che lo pensasse. Forza. Ora la spazzata. C'hai ragione. Ok. Vai, R2. Quindi abbiamo detto triangolo, quadrato, giusto? Che male, madonna mia. Vai. Spostati. Ok, appare gente. Ho bisogno di cure. Merda. Merda, i bambini. Dai, forza. No, che quello mi serve. Mi serve perché mi dà un pelo di cura. Ok. Io fiuto i tuoi peccati. C'hai ragione. Questo è per evitare danni in più. R1. Merda di nuovo. Ma a parte come mi ha preso onestamente in tutto ciò, la vera domanda è: come mi hai preso? Mi hai uccisi a centinaia. C'hai ragione. Non ti dico di no. R1. Ok, vai. Cerchio. Spam di cerchio, no. Perfetto. Cerchio, ora sì. Bellissimo il finale. Il finale suo è bellissimo. Giudica il giudicatore, la coda di Minosse. Ho fatto un po' schifo in sta battaglia, onesto. Punire avversari e dannati garantisce punti esperienza in pietà aggiuntivi. Ottimo per livellare l'impietà. Onesta, l'abbiamo un po' rischiata. Un po', ma per stupidate. Ho davvero fatto stupidate che non avrei dovuto. E magicamente una statua per il salvataggio fu. Minchia, grazie. E prima di salvare abbiamo 3000 anime, come le usiamo? Allora, ci costa un bel po', ma 5% meno di danno non è tantissimo, ma meglio prenderlo comunque, non si sa mai. 5% di qua, 5% di là e ti sopravvivi a un altro giro.